Salve a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video del canale. Il video di oggi è dedicato al mazzo Simorgh, archetype abbastanza ricostruito e con nuove carte di supporto uscito dentro Lira. Sinceramente di tutto quello che è uscito dentro Lira è uno di quelli messo un pelino peggio assieme a Dream Mirror. Fa alcune cose bene ma è stato pensato un pelino male, nel senso che già parte con un sacco di restrizioni che secondo me non sono assolutamente necessarie per il mazzo che è, e se non apri con una mano molto molto buona è difficile andare a dire qualche cosa normalmente, a meno che non prendi delle scorciatoie e non fai un deck building molto strano come quello che vedete in questa lista. Quindi cominciamo a vedere le carte del deck e mano a mano vi spiego perché sono qui e cosa fanno. Giochiamo due pair di Darkness Simorgh. Quando è sul campo è anche considerato come attributo vento. Purtroppo non ha questo effetto anche in mano ed è uno dei problemi più grossi del deck, ma ne parleremo poi. Stesso discorso per l'altro Simorgh nero. Puoi utilizzare ognuno dei seguenti effetti soltanto una volta per turno. Se evochi per tributo un mostro vento oppure un mostro oscurità, puoi evocare questa carta specialmente dal cimitero o dalla mano, anche se non era lì in quel momento. Quindi il timing di attivazione dell'effetto è molto simile a quello di Diabolos per chi ha giocato l'air. Il vero peccato è che conta soltanto per l'evocazione d'attributo e non per le cose offerte come tributo, se no uno poteva giocare attacco Icaro e altre carte stupide del genere, ma vabbè. L'altra clausolina dice che quando l'effetto di una magia o carta trappola viene attivato, puoi tributare un mostro, vento, bestia alata che controlli, nega attivazione, se lo fai distruggi quella carta. Quindi volendo, alla peggio, se proprio sei disperato da una carta da fermare a tutti i costi, puoi anche tributare se stesso perché conta come vento e come oscurità. Quando è sul campo, però. È probabilmente la miglior carta che abbiamo qui dentro perché ti offre la possibilità di tributarti uno, e lui entra gratis, praticamente hai 6.000 danni sul campo, hai pure i negate in caso riesci a recuperare i piccini dal cimitero, è veramente un'ottima carta. Un Simorgh dorato, che ha uno degli artwork più strani della storia di Yu-Gi-Oh! Ragazzi, cioè è un uccello con quattro braccia e robe dorate dietro, però va bene. Entrambi i giocatori evocano mostri vento con un tributo in meno, quindi veramente buono. E se evochi per tributo questa carta tributando solo mostri vento, puoi far tornare due carte dell'avversario nella sua mano. Questo effetto qui non targetta ed è ottimo per bypassare cose che diversamente sarebbero immuni. Due pair di Simorgh Lord of the Storm. Il tuo avversario non può targettare questa carta evocata per tributo con gli effetti della magia o delle trappole. Puoi utilizzare ogni effetto di Simorgh solo una volta per turno. Quando una magia trappola effetto è attivato, puoi tributare un mostro bestia alata, targettare una carta dell'avversario e mescolargliela dentro il mazzo, che è veramente fortissimo. Quando un mostro bestia alata è distrutto in battaglia, quando questa carta è nel cimitero, la puoi andare a riaggiungere alla tua mano, quindi si ricicla anche da solo. E i due nuovi boss monster, in linea di massima, sono veramente molto carini. L'unica pecca è che Darkness Simorgh è purtroppo oscurità in mano. E poi vedremo perché questo è un dettaglio che conta veramente tanto. Un Ryze del Mega Monarca, volendo, ve lo dico già, potreste o giocare due pair di Ryze direttamente o due pair dell'uccellone dorato. Io li tengo solo per avere qualche possibilità in più e potermeli alternare a seconda di cosa mi serve sul campo. Due pair di Dark Simorgh. Quando questa carta è scoperta sul terreno viene considerata anche come attributo vento, quindi è molto simile al Simorgone grosso nuovo. Puoi bannare una carta oscurità e un mostro vento dal cimitero per evocare specialmente questa carta dalla tua mano, oppure puoi bannare un mostro vento e un mostro oscurità dalla mano per evocare specialmente questa carta dal tuo cimitero. Il tuo avversario non può settare nessuna carta sul terreno e questo effetto qui è molto molto grosso contro i deck che giocano di trappole, perché praticamente non gli fai fare nulla, possono soltanto evocare e passare. In caso decidiate di giocare una build più basata sul lock del Dark Simorgh, quindi Dark Simorgh, Antispell e volendo il Pendulum Rainbow Magician, o una roba del genere mi sembra che si chiami comunque. Eccolo qua, il Performapal Rainbow Magician. Volendo è possibile fare un mazzo molto più basato sul lock. Il problema è che quando non ti sa il lock praticamente il deck non combina nulla. Due perder Simorgh viola. Quando questa carta viene normalata targetti una carta nella zona magie e trappole, quindi non sono incluse anche le terreno ragazzi, e gliela vai a rimbalzare in mano. Se il tuo avversario non controlla carte nella zona magie e trappole, quando questa carta è nel cimitero la puoi evocare specialmente in difesa, ma la vai a bannare quando lasci il terreno. In più non puoi specialare mostri per il resto del turno tranne che mostri bestia alata. Puoi utilizzare ogni effetto di questo Simorgh una volta per turno. La clausolina finale dell'evocazione special e poi sei limitato per il resto del turno a giocare soltanto bestie alate in special e le puoi andare ad evocare solo se l'oppo non controlla Backrow,
è clausola condivisa da tutti i simor piccoli, quindi da questo, da questo, da questo e da questo simor qua. Non la ripeterò tutte le volte perché è sempre quella. 2 per di lui, molto carino, praticamente fa foolish quando viene evocato normal. Può mandare qualunque carta simorgh tranne che se stesso al cimi. E in più, come al solito, ha l'effetto di riciclo che vi ho detto prima. 3 per del summoning, quando questa carta viene evocata normal ti fa aggiungere una carta Seamord dal deck alla mano, tranne che se stesso. 2 per di questa bellissima Lirulisk, è una delle poche Lirulisk che entrano special e in più se ce n'è un'altra disgraziatamente in mano al cimitero te la fa anche calare. Quindi potenzialmente ti fa buttare giù un most da 2 tributi gratis. Senza considerare il fatto che ti cavi vantaggio carte per buttarlo giù, ma diciamo gratis. Alla peggio si può utilizzare per fare gli Xyz di livello 1. E infine 3 per di Beginnings, che è uno dei Simorgh migliori assieme al Summoning. Il Summoning è il cerchino, il Beginnings è la normal addizionale. Andiamo alle carte magia. 3 per di Arrival, puoi scartare un mostro bestialato, aggiungi 2 carte Simorgh con attributi diversi dal deck alla mano. In più puoi bannare questa carta, rivelare un mostro bestialata dalla mano e se lo fai riduci il livello di quel mostro di 1 per il resto del turno. Puoi attivarne soltanto una per turno, purtroppo, però comunque sia, quando la vedi il mazzo riesce a girarti. Una delle combo migliori che puoi fare è molto semplicemente andarti ad aggiungere il Simorgh oscuro, utilizzare poi l'effetto di questa, da 7 stelle lui passa a 6 stelle, diventa da un tributo solo e locale, senza dover andare a bannare nulla dal cimi, perché le carte nel cimitero sono super preziose per il mazzo. 3 per di Desires, che può sembrare una scelta molto strana per un mazzo come questo. Se non vi piace la Desires potreste giocare la Extravagance. Il problema è che comunque sia un pelino appena l'extra deck si utilizza in questo mazzo. Non troppo spesso, il 90% delle volte, per dirvi la verità, lo andiamo a utilizzare perché ci appoggiamo tantissimo sulla Super Poli e sui mostri che caliamo di Super Poli. Ma può succedere che quando abbiamo delle mani abbastanza bruttine andiamo a calare l'Almiraggio, andiamo a calare un Incuribo o qualche cos'altro, e diversamente, senza quella possibilità lì, siamo super 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 scoperti e l'avversario ci OTK molto facilmente, quindi ho preferito le Desires. 1 per di Rejection, scarti un mostro bestialata, fai tornare tutte le carte nella zona magie trappole dell'avversario in mano, puoi bannare questa carta al cimitero, riveli un mostro bestialata dalla mano, se lo fai gli riduci il livello di 1. Quindi ha la stessa condizione dell'arrival quando è nel cimitero. Un terraforming perché abbiamo bisogno di vederla terreno prima possibile. 2 per di Call by the Grave. Non ne gioco 3 perché poi comincia a brickare abbastanza e non possiamo permetterci troppi brick nel mazzo. 3 super poli. Una delle poche giocate di potenza che può fare il deck. Senza la super poli il deck non ne ha veramente per andare contro i mazzi che girano adesso. Voglio essere sincero con voi. Fa veramente una fatica infinita a levare cose dal campo quando soprattutto non entra bene. Quando il deck entra in grande, butta giù le negazioni e ha mostri per levare cose, va tutto bene. Ma quando le cose non vanno bene hai bisogno di carte come la Super Poly. 2 per di Stoneforth, abbastanza indispensabile qui dentro per lo stesso motivo della Super Poly. È un po' più problematica però da utilizzare bene perché col fatto che la maggior parte dei mostri qui dentro richiedono 2 tributi, significa che hai bisogno di un po' di setup per riuscire a combinarci qualcosa. 3 per della terreno dei Simorgh, tutti i mostri bestialata sul terreno guadagnano 300 attacco difesa, puoi utilizzare ognuno dei seguenti effetti una volta per turno. E qui arriviamo a uno dei punti critici del mazzo, è una delle cose che mi rendono un po' più triste del deck. Puoi rivelare un mostro di livello 5 superiore vento bestialata nella mano, questo turno puoi evocare mostri bestialata per un tributo in meno. Qual è il problema di questo effetto? Che noi abbiamo 2 Simorgh che sono oscurità quando sono in mano. Quando sono sul campo poi hanno il doppio attributo, non succede niente, ma in mano contano come oscurità e quindi non puoi utilizzare questa per avere lo sconto. Il secondo effetto dice che se controlli un mostro vento bestialata, puoi, subito dopo che questo effetto risolve, evocare normalmente un mostro bestialata, quindi è una norma addizionale. Veramente, veramente ottima, non pensavo, credevo che fosse una delle carte più scarse che aveva da offrire il mazzo, in realtà non è così tanto scarsa, però ripeto, col fatto che non scomba benissimo con tutte le carte del deck, ogni tanto può risultare un po' inutile, soprattutto quando apri con più copie di questa. Infine 2 per di Crackdown, attivi questa carta targettando un mostro dell'oppo e prendi il controllo del mostro, molto semplice. È molto buona qua perché ti dà praticamente un mostro da utilizzare come tributo il turno successivo, se l'oppo non riesce a romperti la Crackdown o a rompersi il mostro in battle. Uno dei problemi del deck è che ogni tanto sei un po' corto a mostri e non hai da tributare, e dà una mano da quel punto di vista lì.
Il rimpiazzo naturale che viene subito in mente in caso non vi piaccia la Crackdown è la Firestorm. L'ho provata, sinceramente non l'ho trovata abbastanza di impatto, perché la tiri, blocca il tuo avversario un turno e il turno dopo comunque sei morto. quindi alla fine ho deciso di tagliarla, però se a voi piace di più potete giocarla tranquillamente. Andiamo molto velocemente all'extra, abbiamo i soliti target di Super Poli, quindi la Valor Chimera, Starving Venom, Drago Stapeglia e il Fango Drago. Fine. Un po' di Xyz misti per livelli, quindi abbiamo la Zerofine, Castel, la Lirulisk, che è quella che andremo a calare più spesso perché ti dà la possibilità di staccare un materiale e aggiungerti un mostro di livello 1 bestialata al deck alla mano, e quindi puoi cercarti la Lirulisk, puoi cercarti il Simorgh, è veramente una buona carta. Altra carta a disposizione è il favolosissimo Uccello del Paradiso, è carina, niente di incredibile, è immune agli effetti delle altre carte, puoi staccare due materiali da questa carta, non può essere distrutto in battle e non prendi battle damage quando l'avversario te lo va a abitare, quindi ti fa praticamente stallare per un turno. Purtroppo il reparto bestialate in generale per Xyz piccolini o roba del genere, a meno che non metti un mazzo più farcito verso le Lirulisk, non ha tanto da offrire. Andiamo con i Link, giochiamo uno di questi Link 3, quasi impossibile da calare, quasi impossibile che hai la condizione che gli va a raddoppiare praticamente l'attacco se l'oppo non ha mostri nel cimitero, però è una buona carta in ogni caso, un Link 3 carino, 2400, mette un po' di ciccia sul tavolo per fare danno. Un Unicorn e un Fenice, indispensabili in qualunque mazzo, qui è abbastanza raro calare soprattutto l'Unicorno, Fenice può succedere. Una Conductor molto buona, in più uno dei pochi Link bestialata, vi aiuta anche a scombare con la Featherstorm se decidete di giocarla al posto dei Crackdown. Un Link Uribo e un Almirage che sono indispensabili per fare le giocate con i mostri di livello piccolo del mazzo. Quindi questo dovrebbe aver più o meno concluso la panoramica totale del deck. Ho parlato tanto, ma questo è un mazzo che è stato veramente veramente complicato da mettere assieme decentemente. Questa è la versione che mi ha convinto un po' di più. Se tutto va bene dovrei mettervi qualche replay. Non sono dei super replay mega finti come fanno negli altri canali, un sacco di gente quando vede che perde esce, mi dispiace, però almeno vi fate un'idea di come funziona il deck, di quello che fa, di cosa può combinare quando gira bene e anche quando gira male. Ci sono anche un paio di replay dove il deck purtroppo vince praticamente solo di super poli, ma almeno vince. Prima di passare però ai replay vorrei parlare due secondi delle altre opzioni che avete nel deck building di questo mazzo e di cose che potete cambiare se non vi piace la lista che vi ho portato io. Innanzitutto, come ho già detto prima, Antispell e Rainbow Magician se volete andare a giocare una build più lock basata sul Simorgh Oscuro. Tempest non l'ho messo per il semplice fatto, ragazzi, che ti devi andare a bannare carte, non se lo può proprio permettere di bannarsi carte. I Simorgh che abbiamo nel cimitero li dobbiamo andare poi a rievocare per utilizzarli come mini munizione dei negate dei Simorgh grossi, quindi è impensabile andarli a buttare nel cesso per evocare un Tempest. Un po' di carte interessanti che potete pensare di mettere dentro cambiando molto il mazzo: Figlio del Vento, che viene considerata come doppio tributo quando vai ad evocare un mostro vento. Kujaku Kujaku, se viene tributato ti fa aggiungere un mostro di livello 4 inferiore vento dal deck o cimitero la mano, quindi è un cerchino per tutti i mini Simorgh. Team the Clock è una possibilità se volete giocarlo e avere la possibilità di andare nei Link, avere il segnalino, fare altre cose, può tornare utile qui dentro. Le Entrap, ovviamente, qui ho messo solo Ash, ma io non le ho messe perché non ho trovato il posto effettivo per farlo. Corvo DD è l'unica Entrap che forse qui dentro può starci bene, perché alla peggio la vai a scartare per il cerchino dei Simorgh e è anche addabile con l'effetto della Lirulisk di livello 1. Extravagance vi ho già spiegato inizio mazzo perché non l'ho messa, ma se volete metterla semplicemente tagliate un po' di roba del reparto Link, soprattutto delle carte che non si evocano mai. Potreste pensare di levare gli Xyz di rank 4 perché tanto anche loro entrano super raramente, soltanto se per qualche strana ragione hai due Simorgh viola oppure rubi un mostro di livello 4 con Crackdown, e andate molto semplicemente a raddoppiare o il numero dei Link o a raddoppiare un po' per quello che riguarda il reparto Super Poli. Impermanence fortissima, non è stata inclusa solo per motivi di spazio. Featherstorm ve l'ho già detto, se vi piace levate i Crackdown e mettete questa. E se volete un mazzo che vada semplicemente sempre solo primo, levate i Super Poli, adattate un po' il deck e buttate dentro il reparto dei Solenni. Altre carte, altri possibili accrocchi che si possono fare col mazzo ce ne sono. Potreste giocarlo mischiato con i Ninja, potreste giocarlo mischiato con Dragoonity,
visto che Dragunity ha un reparto abbastanza farcito di bestie alate, se ricordo bene, e dovrebbero anche scombare con la terreno dei Simorgh, fra parentesi. Potete giocare una versione molto più fusa con le carte Monarchs, ma vi dico la verità che a quel punto vi conviene giocare Monarchs, perché andate solo a bricare di più. Probabilmente si può anche fondere in qualche modo con Leer, però è una croc anche questo molto difficile da realizzare e non so quanto ne valga la pena. Credo di aver spiegato più o meno tutto quello che potevo spiegarvi. Ricordo a tutti che stiamo raccogliendo le iscrizioni per il torneo e lo scorso video del canale, vi lascerò anche il link qui sotto. Se avete intenzione di partecipare, e spero che abbiate intenzione di partecipare perché dal sondaggio parziale che avevamo fatto c'erano più di 200 e passa persone, quindi mi piacerebbe vedere un po' di iscrizioni arrivare in questi giorni. Per favore non riducetevi nell'ultimo, andate a iscrivervi, dedicate qualche minuto e appena è finito questo video andate su Facebook e mettete l'iscrizione. Un saluto e ai prossimi video del canale. Ciao ragazzi! Thank you.